ben ritrovati dallo stadio Selvapiana, dove assisteremo al ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia tra Campobasso ed Insieme Formia. Potenza subito in area di rigore, si è mangiato un'occasione lì davanti, la rimette dentro, poi Ripa al volo e c'è il gol di Ciccio Ripa. Immediatamente il gol del Campobasso, che passa in vantaggio. Ripa che porta in vantaggio i Lupi, è ripartito però il Formia con Gabbionetta sulla destra, la mette dentro, poi che salvataggio di Di Rienzo, che salvataggio di Di Rienzo, ci aveva messo il piede Ioio, reattivo il portiere rosso-blu. Ripa col destro cambia tutto, sulla sinistra ad addomesticare il pallone c'è Francesco Potenza che può puntare l'uomo, ancora Potenza, Potenza prova poi la conclusione, pallone troppo angolato. Fazio col mancino, pallone fuori di pochissimo, che corridoio aveva trovato Albino Fazio. Tordella per Traoré, Traoré il tocco morbido dentro l'area di rigore, ancora Ripa di testa, era riuscito a scavalcare Puca con Martino, lunghissima la rimessa, ci mette i pugni di Rienzo. Buglia che ha provato a mantenere il possesso del pallone senza riuscirci, ancora il Campobasso con Potenza, Potenza, la conclusione di Potenza, smorza troppo il tiro dalla bandierina, il traversone sul secondo palo lunghissimo, non arriva nessuno, la va a raccogliere però Durazzo che punta a Tordella, Durazzo, la conclusione di Rienzo, Durazzo punta l'uomo, Durazzo prova la conclusione col destro e c'è il gol di Durazzo, accorcia le distanze il Formia 1-1. Si continua però, Guillari fa filtrare questo pallone, Guillari può partire il contropiede del Campobasso, Guillari palla per Traoré, Traoré, Traoré in area di rigore, la conclusione di Traoré, pallone fuori, su quel primo palo doveva anticipare la conclusione Axel Traoré. Finisce qui il Campobasso, è in semifinale di Coppa Italia 1-1 tra Campobasso e Formia, il gol di Ciccio Ripa, risposto Durazzo, ma non è bastato, in semifinale contro il San Marzano, andata 5 aprile e il ritorno il 12 aprile.